Adesso vediamo se è buona. Paolo, ci siamo? Possiamo? Ok. Un minuto in anticipo. Vai. Prego. Trapani solo vince. A Trapani una bella partita. Trapani cercare di fare una bella partita sulla stessa sull'onda del buongiorno, sull'onda del, della partita con col Frosinone, dobbiamo cercare insomma di ripetere quel tipo di prestazione, perché la cosa che ancora non si riesce insomma a capire, non a mettere a posto, ma a capire perché insomma fuori casa ci devono essere questa sofferenza, questi problemi di risultato. Ora è vero che venivamo insomma da una buona serie, poi c'è stato l'inciampo di Entella, però io credo che questa squadra può fare cose importanti anche lontano dalle mura amiche, per cui non è che io cambio atteggiamento, non cambiamo atteggiamento, il lavoro è sempre lo stesso, dobbiamo solo capire che probabilmente anche un po' a livello mentale, sai, quando ci eravamo sbloccati, avevamo messo un po' a posto, siamo un po' tornati indietro, però ripeto, mi auguro che la partita di Entella sia stato solo un incidente di percorso che può capitare, come dicevamo nelle settimane precedenti, dopo tanti mesi vissuti pericolosamente, o meglio, a grande intensità. E quindi mi auguro che a Trapani ci sia una partita di livello, anche perché non sarà facile. Dalla capolista a Franiero di Cola. Sì, però io non guardo molto il posizionamento in classifica. Più che altro guardo lo stato attuale del momento delle compagini che vai ad incontrare, perché a volte se guardi solo la classifica puoi rimanere, puoi essere portato fuori strada insomma. Ora è vero che il Trapani nella scorsa settimana viene da una sconfitta, però io reputo il Trapani una squadra fortemente all'altezza, anche perché l'anno scorso ha fatto la finale per venire in Serie A e di quella squadra in quella di quest'anno ci sono ancora 7 o 8 elementi, quindi significa che sanno come si fa, hanno avuto probabilmente una stagione un po' complicata, un po' sfortunata e si sono ritrovati in una posizione di classifica secondo me non veritiera riguardo alle potenzialità della squadra. Trapani con le ali? A Trapani con tutto quello che serve per fare una grande partita, perché questa veramente deve essere fatta con grande testa, grande raziocinio, grande volontà. Una partita, io la reputo molto molto importante. E ora tu vuoi andare sulla formazione? Le ali hanno fatto una buona partita, cioè l'abbiamo subito detto dopo la gara con il Frosinone, quindi è probabile di sì, ma però sai, noi siamo sempre lì, guardiamo tutto, non ci dobbiamo far sfuggire nulla e vedremo poi domani che tipo di squadra mandare in campo. Stavo stando a Trapani, ieri abbiamo sentito una collega sì. Dalla Sicilia, rispetto alle sfide della partita ci diceva il pari deve temere soprattutto il cuore, certo. Che Trapani può mettere in campo. Certo, è d'accordo? Sono d'accordissimo perché noi dobbiamo capire che la Serie B, al di là dei valori tecnici e oggettivi che una squadra ha, poi ci sono tanti altri aspetti che probabilmente vengono a mio avviso prima, perché la differenza qualitativa tra i giocatori, se non è supportata da grinta, da agonismo, specialmente in B, da velocità, da aggressività, non ci fai nulla poi con quello. Se prima non ti metti a livello delle squadre che lottano su ogni pallone, che chiaramente ora oggi hanno una classifica deficitaria e probabilmente butteranno il cuore oltre l'ostacolo. E noi dovremmo fare uguale. Poi è chiaro che se tu metti in campo queste cose e hai dei giocatori qualitativamente più bravi, probabilmente ci sono molte più probabilità che tu possa vincere la partita. Ma se vai lì a fare una partita solo perché hai curriculum, o perché sei blasonato perché ti chiami Bari, o perché hai una classifica migliore e pensi di andare lì in punta di piedi col fioretto, perdi. In Serie B perdi sempre. La prima contro l'ultima, perde. Io perlomeno la penso così, ma siccome la categoria l'ho fatta, era tanti anni che non la facevo, ma in passato l'ho fatta e la conosco molto bene, è così. Mister, è esagerato parlare di emergenza, sempre l'emergenza di infortuni, oppure si può parlare di emergenza?
Ma no, non proprio di emergenza, è una cosa che capita un po' a tutti di avere qualche... cioè abbiamo uno squalificato, cioè abbiamo qualche giocatore fuori per infortunio, però insomma i problemi a volte si creano quando questi infortuni magari si concentrano tutti in un reparto, no? E quindi può diventare complicato, però bene o male abbiamo recuperato Swagger, quindi... Gli altri sono cose un po' fisiologiche che possono capitare. Noi, tra le altre cose, leggevo quell'articolo molto interessante stamattina della Gazzetta del Mezzogiorno, se non sbaglio, dove si parlava degli infortuni, che è un articolo molto interessante, però non ci abbiamo avuto tanti infortuni, perché noi gli infortuni bisogna classificarli, anche quelli da trauma purtroppo sfuggono a ogni tipo di trauma, può capitare. E poi ci abbiamo avuto qualche lungo degente con i ginocchi, di quelli che noi possiamo un po' gestire sono quelli muscolari, però non, onestamente non è, siamo nella norma, voglio dire, non è che abbiamo avuto cose importanti. Credo 7-8 infortuni a livello muscolare da quando che sì, 7-8 erano. Abbiamo fatto il calcolo stamattina, sono andato a guardare per curiosità perché quell'articolo mi è molto piaciuto, è un articolo vero. Poi è normale, concordo pienamente con chi ha scritto quell'articolo, se tu poi cambi vuoi fare cose un po' più se vogliamo mettere un po' più di fuoco, purtroppo, però io a quelle cose lì non ci ho mai badato, onestamente. Ho la mia filosofia che si sposa totalmente con quella del mio preparatore atletico, è stata sempre quella di se non ce n'è uno, gioca un altro, non è che a me mi interessa più di tanto, chi sta male sta fuori, del resto le rose sono molto numerose e altrimenti si rischierebbe di non dare mai spazio neanche agli altri, però come devo dire che come infortuni siamo nella media, anche perché per esempio c'è Maniero questa settimana che c'ha un problemino muscolare, però non è una cosa gravissima e rimane, non lo portiamo più per precauzione che per dire che perché sta effettivamente male. Gli altri onestamente sono rientrati tutti quanti nella norma, però come diceva giustamente l'articolo, perché io l'avevo accennato in passato, è chiaro che noi dobbiamo anche un po' rischiare qualcosa, perché se vogliamo aumentare un po' il nostro range, un po' tutto, dobbiamo aumentare i giri. E quindi è normale che aumentando i giri qualcosa può capitare. Però onestamente guardando era un po' tutto... Sì, no, è tutto nella norma. Ci sono proprio delle statistiche che dicono che ogni tot ore di allenamento, è proprio statisticamente, l'hanno fatto quelli della FIFA o della UEFA, credo, ogni tot ore di allenamento corrisponde a qualche infortunio muscolare. Ci sta. Noi sollecitiamo molto la squadra, per cui questo può capitare. Però l'articolo era molto interessante, eh? Mi ha fatto piacere leggerlo perché era un bell'articolo. Chi era fatto? Chi l'ha fatto? No, era un bell'articolo. Era un bell'articolo. Vai. Ah. No, sai perché l'ho detto? Perché sennò sembra che ci abbiamo avuto chissà quanti... Perché a volte si parla di infortuni, però bisogna fare molta distinzione fra quelli muscolari e quelli da trauma, perché poi quelli da trauma tu non li puoi... Per esempio Rajčević, che è uno dei infortunati muscolari, però se l'è causato da colpo, cioè ha preso un colpo, il muscolo gli ha fatto leva e si è fatto male muscolarmente, però non è che si è fatto male... No, Rajčević, quando è stato fermo, quando è stato? Una settimana fa? Sì, una settimana fa. No. Senti due cose. Tu prima hai fatto riferimento al fatto quando i forfait si concentrano in un reparto, sì. Allora diventa proprio qua. Mi pare che per questa partita non abbia tantissime scelte per quanto riguarda il centrocampo. Ci abbiamo visto squalificato. Credo che Salsano e Greco non siano disponibili. No, Salsano e Greco non sono disponibili. E Greco non è una cosa muscolare, dall'altro, c'è una borsite, quella se viene fuori col lavoro, veniva fuori, non è una cosa muscolare, per ritornare al discorso di prima. Sì, no, rimangono a casa, però noi abbiamo i centrocampisti, perché comunque convoco Ivan, quindi Ivan lo riportiamo piano piano. Sì, torna, ora Ivan non è che sta, però chiaramente, torna. Però comunque torna nel gruppo, comincia a respirare un po' di aria. Sono convocati tutti e due, Ivan e Martino, no? Sì. Sono tutti convocati, Ivan, Martigno è convocato, comunque abbiamo Fedele, Bascia, Macek. Sì, no, ci siamo. Chiedeva di Moras. No, Moras no, perché ha un piccolissimo problema e quindi non è convocato. Allora, la cosa che usa anche Maniero. Sì, Maniero l'ho detto adesso, sì, non è convocato, non lo convogliamo, ma cioè, potrebbe anche venire, ma precauzionalmente abbiamo preferito farlo allenare. Senti, è difficile dirlo qui.
certo. Anche se il Bari aggressivo, bello, tonico della prima mezz'ora di Cesena e di quasi tutto Benevento, lo vorremmo vedere sempre come principio, anche tu credo. Certo. Però la domanda che ti faccio, domani, secondo Colantuono, la partita chi la fa? La non fa so. Il Bari o il Trapani? Nel senso che ti aspetti un Trapani attendista? Non lo so. Perché è un po' particolare rispetto non lo so, a... io dico è una partita dove... Certo, non lo so, questo qui dovremmo essere bravi a leggerlo noi sul campo, non possiamo, le partite tu le prepari in una certa maniera, le prepari contro un sistema di gioco, a volte contro due sistemi di gioco degli avversari, no? Però poi magari ti trovi una formazione completamente diversa, ti trovi degli uomini completamente diversi, ti trovi un atteggiamento completamente diverso, per cui una squadra che ha voglia di, e mi fermo qui, deve essere pronta a calarsi e a mettersi tutti gli abiti consoni affinché poi la prestazione venga fuori in maniera eccellente. Noi dobbiamo essere pronti a tutti. Poi io ripeto, in questo campionato, in tutte le partite che perlomeno io ho visto da novembre a oggi, non parlo solo delle nostre, ma anche delle squadre che ho visionato, che visiono settimanalmente perché ci giochiamo contro, non c'è stata mai una partita dove si è vista una squadra in netto predominio per tutti i 90 minuti sull'altra. Difficilmente, specialmente quando il risultato è stato in equilibrio. È chiaro che se tu dopo 20 minuti stai 4-0, la partita è scema. Però quando le partite sono state con risultato ancora in bilico, c'è stata sempre una squadra che per un attimo ha avuto l'inerzia, l'altra ha subito, poi è riuscita fuori l'altra e l'altra che stava prima attaccando un po' ha subito. In Serie B le partite sono molto, molto così. Per cui, specialmente, ripeto, quando il risultato è in equilibrio. E quindi dovremmo essere bravi a leggere ogni momento della gara. Cercare, a me piacerebbe che sta squadra prendesse il pallino in mano, come abbiamo fatto a Benevento, e magari dettasse un po' lei. Però può non capitare, oppure magari provi a farlo, perché noi per esempio con l'Entella avevamo provato a farlo all'inizio. Poi dopo ci hanno cominciato a buttare 2-3 palle lunghe in profondità e abbiamo sofferto molto, no? Perché c'erano 2 giocatori veloci, ci hanno creato delle difficoltà. Io dico che le squadre che vogliono fare bene, le squadre migliori, devono essere brave a fare tutto, devono essere brave a comandare il gioco, devono essere brave nei momenti di difficoltà ad abbassarsi e a ripartire. Sì. Beh, noi per esempio col Frosinone nel primo tempo a tratti la partita l'abbiamo più subita, ma era una cosa che io sapevo perché era un po' preparata così, perché loro comunque avendo questa superiorità a centrocampo potevano crearci qualche problema col mediano basso, era una cosa che sapevo, probabilmente avrebbero palleggiato di più, ma anche perché è una squadra che ha molta qualità il Frosinone, parliamoci chiaro, non è che se non era prima, era una cosa diciamo che sapevamo, però siamo stati bravi a difenderci con grande organizzazione, perché noi abbiamo subito un tiro in porta al primo tempo. Abbiamo subito il primo tiro in porta, abbiamo subito tiro in porta vero, parlo, perché il tiro d'alleggerimento è un conto, io parlo di tiro in porta. Esatto, al secondo tempo su quella svirgolata che abbiamo creato noi, quindi la partita è stata fatta giù. È vero, non hai palleggiato più di loro, ma alla fine se vai a guardare il possesso palla, 49 a 51, voglio dire, non è che c'è stata tutta questa differenza. Visto che il tiro qua mi sta spingendo sempre, sì, perché sta stimolando questa domanda, è proprio da escludere il fatto che sei tentato quantomeno dalla possibilità di riconfermare in blocco la squadra che no? Ha vinto il contro il Frosinone? Forse sì, probabilmente sì, però io adesso devo fare anche delle valutazioni che riguardano questa partita, ma poi riguardano anche la prossima, perché nella prossima probabilmente qualche giocatore lo perderemo per le varie nazionali, quindi... Uno per esempio Bascia, uno potrebbe essere Macek, quindi devo valutare bene anche... Se li perdi li fai giocare allora? No. Se li perdi la prossima sì. Li fai giocare oggi? Allora, io... sì, ma tu mi vuoi sempre portare sulla formazione, porca miseria, questa è una cosa grossa. Ma questi non sono interessati, quelli li diamo per scontati, sì. Quelli non forse non ci siamo capiti. Beh, se tu hai detto che riconfermiamo in blocco la formazione della scorsa settimana, Macek non c'era all'inizio. Non c'era, lascia stare che non c'era, non vuole fare, lo sappiamo. Sì. L'hai messo e l'hai recuperato in che modo? Cioè lui sapeva il sistema del gioco, dai. Non lo so, potremmo anche tornare alla difesa 4. Mo io non voglio dare vantaggi a nessuno. Se tu mi fai una domanda del genere, mi costringe a dare dei vantaggi. Stavi andando verso un'altra parte. No, io non lo so. A me guarda, io
Abbiamo fatto molto bene, quindi è probabile che diamo seguito a quella cosa lì, così come no, perché noi per esempio questa settimana abbiamo lavorato con due difensori, perché non ce li avevamo, perché su Hager l'abbiamo fatto visitare per precauzione, ma sapevamo che non c'aveva niente, e Cassani si era fermato durante questa settimana, e quindi abbiamo dovuto rivedere qualcosa. Per cui domani potrebbe, siccome abbiamo fatto bene entrambe le cose, ci può stare tutto, quello che è la domanda è giusta, ci può stare tutto, però non te lo posso dire oggi perché ci sono ancora 24 ore, voglio parlare. Bascia per esempio è un giocatore che ha giocato tantissimo, capito? E allora vorrei farlo un po' riposare, però visto e considerato che la prossima settimana c'è la nazionale, potrei farlo riposare la prossima, se no magari faccio giocare qualcuno a posto suo, poi mi succede qualcosa a livello fisico, la settimana non c'ho né uno né l'altro, cioè sono tutti ragionamenti che uno deve fare, perché le nazionali comunque portano via giocatori, ci porteranno via Macek, ci porteranno via Capradossi, ci porteranno via Bascia, ce li portano io questi giocatori, quindi sono già tre elementi sui quali non so se potrò contare molto nella prossima gara. Questa è una domanda extra. Prego. Il calendario, questi sono i mesi di orari di aprile, molti tifosi si sono lamentati per la collocazione a Pasquetta, lo so. Il 25 aprile, dal tetto dei lavori, come la vedo? La vedo come fa parte un po' del, lo dobbiamo accettare, insomma, se è uscita. Dicevo, purtroppo ne devi prendere atto, ne prendi atto, e se il calendario ce l'hanno messo così non possiamo fare altro che prenderne atto e giocheremo a Pasquetta, che ne so, non possiamo fare niente. Poi danno un giudizio, dai, che giudizio vuoi dare? Faremo tutti quanti Pasquetta qui, col panino, cioè, tutti i tifosi qua. Sì, lì, scusa, sì, lì, vabbè, che è così, non possiamo fare niente. Guarda, questa è una domanda alla quale potrò darti una risposta domani appena finisce quella col Trapani. Io me lo auguro che ci abbia dato grosso slancio e grossa convinzione, autostima, perché ripeto, noi siamo una squadra che se fa le cose fatte bene, emergenza o non emergenza, assenze o non assenze, a casa la partita riusciamo a portarla. Credo che questa squadra l'abbia dimostrato in questo periodo, anche quando non c'erano i nuovi arrivati, ci mancherebbe, perché abbiamo giocato delle partite in condizioni di grande emergenza, eppure la squadra ha vinto, non ne ha risentito, e quindi mi auguro che da questo punto di vista ci abbia dato grandissimo slancio. Noi possiamo vincere con tutti, però al tempo stesso, se non facciamo le cose fatte bene, si rischia anche di perdere con tutti, perché sto campionato, come prima dicevamo, è così. Mi auguro solamente che, ripeto, che a livello mentale si sia capito, perché è una settimana che ne parliamo con i ragazzi, che andiamo a giocare una partita molto 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 importante e dobbiamo fare le stesse cose che abbiamo fatto la scorsa settimana, al di là di dove andremo e di dove saremo. No, lasciamo stare, non voglio parlare dei campi, noi andiamo a giocare, lasciamo stare i campi, sennò i campi non esistono, i campi andiamo a giocare a Trapani, che c'è uno stadio bello, le tribune, i spogliatoi, c'è tutto per giocare, la porta, ci saranno gli arbitri, lasciate stare i campi, non ne voglio sentire parlare di questo qui. Una squadra che vuole vincere gioca dappertutto, anche sulla Puzzolana, sulla terra battuta, anche sul Brecciolino. Altre? Niente? Benissimo. E basta? Grazie. Grazie a voi. Grazie.